tutti e bentornati su NTV. La settimana scorsa ho pubblicato la mia lazy morning routine e mi avete tutti detto che volevate vedere anche una versione aggiornata della mia night routine, quindi ecco voi la mia lazy night routine, cioè la mia routine serale, tutto ciò che faccio da quando torno a casa e ho una serata un po' tranquilla che quindi posso usare per rilassarmi fino a quando devo andare a dormire. Buona visione! Tornata a casa da una lunga giornata, la prima cosa che faccio ovviamente dopo essere entrata è quella di appoggiare la mia borsa e la mia giacca, e sarà anche vero che questa è una lazy night routine, però è veramente raro che io non abbia almeno un po' di lavoro da fare o un po' di compiti, e quando non ne ho per il giorno dopo cerco comunque di mettermi avanti, o almeno ci provo. Quindi appena tornata a casa mi do da fare per finire tutti gli eventuali compiti, per montare video più non posso, sapendo che poi potrò concedermi il resto della serata per rilassarmi e stare tranquilla. E quando finalmente arriva il momento relax, di solito la primissima cosa che faccio è prepararmi un tè o una tisana. E quando davvero non ho nessun impegno, proprio una serata totalmente spensierata, la cosa che adoro di più fare è un bagno caldo. Quindi accendo tutte le candele che trovo, riempio la vasca con tanta acqua calda e soprattutto bolle a volontà e mi rilasso. È una delle cose più belle del mondo, una sensazione incredibile di pace, serenità. A volte metto anche su della musica rilassante, sembra veramente di essere in una spa. Di solito anche con una maschera facciale, in cui magari non sono al massimo della mia bellezza, ma che dà una sensazione bellissima, meravigliosa. E mentre sono in vasca, per rilassarmi ancora di più, di solito passo il tempo a leggere qualche libro, oppure a guardare una serie, un film. Insomma, me lo prendo veramente come momento mio in cui non ho nient'altro da fare, a cui pensare, e ogni volta esco dalla vasca che mi sento completamente rigenerata, una persona nuova. Questo è davvero il mio momento relax per eccellenza. Io lo faccio ogni volta che ho un pochettino di tempo da prendere per me. Anche nei periodi più stressanti è importantissimo trovare il tempo per queste cose, perché è veramente, veramente meraviglioso. A questo punto ovviamente arriva purtroppo il momento in cui devo uscire dalla vasca, vestirmi e asciugarmi i capelli. E poi ovviamente, essendo una night routine, bisogna cenare. E ovviamente di solito ceno con la mia famiglia, è sempre un bellissimo momento perché si mangia e c'è il cibo e ci sono i miei genitori e ci raccontiamo le nostre giornate, la nostra settimana, e ridiamo, scherziamo, a volte guardiamo un film, un programma TV nel frattempo. Quindi questo è sempre un momento molto molto speciale. E quando invece ho ancora tempo e decido di guardare qualcosa per conto mio, mi piazzo sempre sul mio divano barra letto con una coperta calda, una tisana, e faccio una mega maratona di serie TV. E quando ho un po' più tempo mi guardo un film. Insomma, relax, meraviglioso. Però arriva anche il momento in cui bisogna andare a nanna, e quindi per prepararmi mi lavo i miei dentini. E poi ovviamente detergo il mio viso. E ora sono pronta per andare a nanna. Ovviamente mi tocca puntare la sveglia per il giorno dopo, perché purtroppo non tutti i giorni posso prendermela così tanto con calma e non puntare una sveglia, e mi piazzo nel mio letto. Di solito mi piace leggere almeno qualche capitolo, soprattutto quando ho un po' più tempo del solito, prima di andare a nanna, perché mi aiuta a dormire, mi fa rilassare. Una volta che ho letto qualche pagina e gli occhi cominciano a chiudersi, vado a nanna. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Non dimenticatevi di seguirmi su tutti i miei social e di iscrivervi anche al mio secondo canale se volete restare sempre aggiornati sulle avventure della mia vita quotidiana. Vi auguro una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao, al prossimo video.